Dal sito della parrocchia Santo Stefano di Osnago, nel riquadro oratorio estivo, troviamo il link necessario per procedere alla registrazione in Sansone per l'iscrizione all'oratorio estivo. Clicchiamo sopra, uscirà la pagina dove inserire i dati. Scriviamo nome del ragazzo, il cognome, la data di nascita per esteso, la classe che frequenta, il codice fiscale, come vedete, già in automatico esce se il codice fiscale è formalmente corretto. Un'email se il ragazzo è minorenne, quella di un genitore, il telefono d'abitazione. Un altro recapito telefonico, un recapito telefonico di emergenza, quindi dove la persona è sempre reperibile. Il CAP di nascita, la città. La residenza, paese di residenza, i dati dei genitori, quindi il nome del papà, il paese di nascita, la data di nascita sempre per esteso. Il cellulare, il nome della mamma, cognome, il luogo di nascita, il giorno, sempre per esteso, e il cellulare. Qui diamo l'autorizzazione. In automatico esce già l'autorizzazione alla memorazione dei dati per la registrazione in Sansone. Scegliamo il modello da utilizzare, che è iscrizioni oratorio estivo, genera modulo. Registrazione effettuata. Scarica il modulo di registrazione. Comparirà il modulo completato in tutte le sue parti. Controlliamo i dati. Una volta che siamo sicuri di aver controllato i dati, lo stampiamo. Indichiamo con una X parrocchia di Santo Stefano, Osnago. Dichiariamo infine di aver letto e compreso un'informativa sui dati della privacy, luogo e data, firma del padre, firma della madre. In caso si firma un solo genitore, firma sotto. Abbiamo tutta l'informativa e le notizie particolari, patologie ed eventuali terapie da segnalare, allergie, intolleranze o altro. Anche qui luogo e data, firma del padre e della madre, se in caso firma un solo genitore,